che è veramente impossibile che tutte le canzoni delle Hive a me piacciano così tanto. Ehi, bentornati, sono stata una dive imperdonabile. Sei d'accordo, Gangaji? Quindi è arrivato il momento di rifarmi e di fare la reaction alla prima canzone totalmente in inglese delle Hive, canzone che hanno fatto probabilmente per avere un qualcosa che le unisse a tutti i fan internazionali adesso che hanno iniziato il loro primo world tour, a cui io però non andrò. Da quel che ho capito è il remake di una canzone che però non conoscevo, quindi sarà una vera e propria scoperta di una nuova canzone per me. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e se vi sentite espansivi lasciare un commentino. A proposito, è uscito il nuovo episodio del podcast, stavolta avremo il nostro primo ospite, Blink46, che ci parlerà un po' di concerti K-pop. Poi parleremo un po' di cultura coreana e San Valentino, news, nuove uscite, lista comeback, lista K-drama, una puntata interessantissima. Disponibili su tutte le principali piattaforme di podcast. E mi raccomando, dato che ci siete, se non l'avete ancora fatto, seguite Alcor, tipo subito. Vediamo un po'. Hey girls! Ok, devono trovarsi. Tacchetto rosso, secondo me, Uoni. E invece era Iso. Comunque, quanto fanno tipo Mean Girl come look? Inizio anni 2000. Che belle che sono. Ma avete visto le scarpine pelosine di Uoni? Ragazzi, sto tornando teenager con questa canzone. E la miseria, quante to-do cose da fare entro le 8? Dai, Gangaji! Sentite un po' la base quant'è disco, cioè disco da club. Uguale! La mia reazione è stata la stessa loro, uguale, proprio presa, boom. Ok, siamo in tutt'altra era. Cioè, siamo tornati indietro di tipo 20 anni. Questo qua, infatti, era il pop tipico degli anni 2000. Al massimo vi concedo fine anni 90, ma siamo un po' più verso i primi anni 2000. E richiamano tantissimo la cosa anche nei loro outfit. Una caratteristica di questa musica da discoteca barra party dei gruppi al tempo è che quasi tutto viene cantato in coro. Se avete visto in tutta questa prima parte è tutto cantato tutte insieme e il ritornello tende a essere con pochissime parti cantate, è quasi tutto strumentale. Ma quanto sono belle! We can do this all night. Ok, eccoci con il featuring. Tra l'altro è la prima parte che troviamo cantata singola e non corale. E la miseria! Adoro. L'unica cosa, finisco di sentire la parte rap e poi vi dico. Allora, con molta calma, intanto non si usano le parolacce dentro le canzoni delle Hive. Per favore, due volte di seguito. Oh, con molta calma. La cosa molto particolare di questo featuring è che praticamente Saweetie è tipo la protagonista della canzone. È come se le Hive fossero, almeno per il momento, una specie di contorno e lei è molto molto il centro della scena. È una scelta particolare, non capita spesso, sinceramente. Sì, chi fa il featuring comunque crea sempre una rottura, però normalmente i riflettori non sono puntati su chi fa il featuring. In questo caso mi sembra di sì, o sbaglio. Però sono contenta che abbiano fatto il video con lei, cioè sono insieme. Ero un po' stufa dei featuring dove gli artisti non si incontrano. Loro comunque sono bellissime in questo video.
We can do this all night. We can do this all night. Mamma mia, che belle. Stanotte so cosa fare. La ballerò sul letto saltando. Comunque nelle title, questa non è proprio una title, delle Hive c'è sempre una parte dove festeggiano insieme. Voglio anche il timbrino delle Hive, voglio tutto. Che belle. Sinceramente non so chi sia più bella in questo video. Sono tutte splendenti allo stesso modo. Belle. Hanno devastato tutto l'ufficio. Adoro la risatina di Saweetie alla fine. E raga, le Hive con me non sbagliano mai. Cioè, non hanno sbagliato nemmeno con una canzone in inglese. Io... Oh, si vede che il producer, secondo me, mi ha studiata per una vita intera. Deve essere un mio stalker. Deve aver preso dati miei di cosa mi piace. Deve aver... Forse è dentro il mio PC. Allora, sicuramente mi segue da anni per sapere cosa mi piace, perché è veramente impossibile che tutte le canzoni delle Hive a me piacciono così tanto. E qua si va a ripescare qualcosa di molto 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 indietro che a me piace comunque tantissimo. È incredibile questa cosa, io sono veramente scioccata. Sono ancora un po' stranita dal fatto che cantino sempre tutte insieme per tutta la canzone. L'unica che appunto c'ha la sua parte distaccata è Saweetie, però ci sta. Ci sta, è un video e una canzone dove tutte hanno la stessa identica importanza. Nessuno può dire, no, ma lei non si è vista nel video, ma lei non ha avuto line. Qui tutte uguali, contenti tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa canzone. A me è piaciuto anche tantissimo il featuring, comunque, al di là delle parolacce che stavo scherzando, però era proprio, creava un po' quel distacco. Mi piaceva la sua voce, mi è piaciuto come ha rappato e mi è piaciuto anche vederla interagire tra di loro nel video, che finalmente ci vogliono featuring dove gli artisti interagiscano tra di loro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ganganji, che dici? Mi sono rifatta un pochino in qualità di Dive? Non è convinta, non è convinta. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!